amici di Robotico, abbiamo un robottone della 3.0. Oh, finalmente. Casa che lei un po'... Allora, calma, ci arriviamo per gradi. Nel senso che, intanto, io sapete che io non è che l'amo tantissimo. Appunto, è quello che stavamo dicendo. Però, per questo prodotto, tutto sommato, pensavo molto peggio. E quindi, no, sono... un pochettino me l'ha fatta rivalutare sotto certi aspetti. Va bene. E abbiamo una serie, tanto vabbè, noi arriviamo in ritardissimo rispetto a tutti gli altri, perché poi... Gli altri chi sono? Nessuno. Ah, boh. Rispetto... Noi arriviamo quando è ora. Esattamente, però anche quando è ora, delle volte magari l'importatore italiano ci mette un po'. C'è una latenza che delle volte è una latenza un po'... Non è colpa nostra. No. È colpa di un sistema sbagliato di esportazione. No, io direi di importazione. Di importazione. Comunque, al di là di questo abbiamo questo robot della 3.0 un po' rivisitato, che si chiama il Galliant, sì. Della serie Panzer War Galliant, o comunque aveva un nome che adesso non mi ricordo, in giapponese, e abbiamo questo robottone dalle forme e dal richiamo un po' medievaleggiante. Sì. L'altra cosa è che comunque sia questa versione è tra virgolette un pochettino rivisitata e anche un filo, così come il Dankugar, è weatherizzato. Infatti ce lo fanno vedere che si vede un minimo di weathering. Poi dopo, ripeto, può piacere o non piacere, però tutto sommato anche la colorazione a 3.0 non l'ha fatta poi così male. Ma no, diciamo che comunque il robot si presta a questo tipo di colorazione, perché essendo, è vero che è un fantasy, diciamo, il cartone animato, però ha richiami real, cioè essendo così medievaleggiante, quindi stiamo parlando di una cosa un po' sporca, si danno un po' di occioni, quindi non è proprio una roba da spaziale, tipo un robot nello spazio, hai capito, una cosa. Quindi quando prende i suoi occioni, questo robot si ammacca. Si scassa, scassa un po', e poi insomma l'usura ha il suo peso, e quindi questo robot un po', secondo me, ci sta questo tipo di colorazione su un robot del genere. Tant'è che comunque sia, collegandomi al discorso che lei faceva di Real, il character design di questa serie è Kunio Kawara, cioè uno dei più validi esponenti per il design dei Gundam. Quindi il richiamo c'è, molto forte, proprio anche da quel punto di vista del character design ben curato da lui. Anche questa configurazione è abbastanza real, dall'idea del mecha vero e proprio. Che poi più che character designer è il mecha designer, sì. Però poi il character designer invece era un altro. Comunque, al di là di questo, il design di questo robot è stato ben curato da lui. L'altra cosa, sì, vi si può snocciolare qualcosa dal punto di vista della storia, che c'era nel giorno in cui nasce il principe Jordi, sul pianeta Arst, si chiamava questo pianeta, che probabilmente è lontano anni luce rispetto alla Terra, in un'altra dimensione, no, più che dimensione, in un'altra galassia, e fondamentalmente quando lui nasce, questo pianeta Arst, soprattutto lui era il figlio del re, subiscono un'invasione, l'invasione della flotta di Mardal, che questo Mardal è uno cazzutissimo che arriva lì a bordo della sua astronave con dei mezzi, cioè loro giravano ancora con le spade, e questi qui arrivano con i robottoni, quindi le prendono un po' a schiaffi. Abbastanza, sì, praticamente in una notte capitola Arst, fondamentalmente. E naturalmente il principe Jordi viene salvato da Azubes, che era il primo generale di Arst,
viene portato via e poi lo porto in un posto, che il tempo passa, sì, e tra mille peripezie casualmente trovano il che è un robot già leggendario, perché già ne parlavano, esattamente, questo robot per caso, per caso lui cade in una bus, adesso non ricordo me, però era tipo nascosto sotto qualcosa, diciamo che però agli inizi viene anche salvato da un'astronave un po' particolare, o almeno da qualcosa che è vero, che è alla guida di questa ragazzotta di nome Ilmuka. È vero, perché c'è una terza fazione che dice su questo pianeta fanno un po' gli stronzi. Esattamente, però questa terza fazione in realtà loro dovrebbero soltanto sorvegliare, esatto, non intervenire. Esatto. Nel momento in cui tu intervieni e prendi la praticamente tu ti schieri, con una fazione o con l'altra, tu resti tra virgolette scomunicato da questa fazione, cioè da questa terza, come si può definire? Diciamo che loro sono dei guardiani, esatto, che fanno in modo che nell'universo tutto vada come deve andare. E loro dovrebbero essere neutrali. E loro devono essere neutrali. Se qualcuno di loro interferisce nello svolgimento delle cose, lui deve essere ammazzato proprio. Cioè, bandito comunque. Perché non puoi interferire in queste cose. In realtà poi dopo la cosa. In realtà poi si viene a scoprire che Mardal faceva parte, esatto, di questa. Infatti lo chiamavano Mardal mica per niente, con soprannome, era un po' Mardal lui. Ma era uno comunque Gagliardo. Era Gagliardo. Però lui faceva parte di questa terza. Esatto. Abbiamo spoilerato una roba importantissima. Ma se ne frega, nel senso. Anche perché il suo protetto di Mardal era questo Einschultate, che non capisco neanche per quale motivo. Goda di tutta questa. Perché lui comunque Mardal stravede per questo suo secondo che ha i risultati. Questo lo ricordo poco, però era uno che guidava un altro robottone. Sì, esattamente. E poi dopo lui rapisce la madre di Jordi, la tiene in bacheca. La mette in bacheca lì per poi dopo. Ma questo Jordi corre felice sui prati? No. Sì. No. E soprattutto è stato impiccato con la corda d'oro, una canzone di merda. E comunque alla fine la faccenda finisce che tutta questa terza fazione che vuole praticamente, sono gli uomini che fumano, che tengono sotto controllo. In realtà loro tenevano tutta la popolazione mondiale, anzi di tutte le galassie, sotto come se... vorrei quasi dire sotto naftalina, perché praticamente non li facevano neanche, non gli fai fare un cazzo, via. Esattamente. E quando appena tirano fuori la testa da sottoterra come gli stronzi, torna indietro e fondamentalmente Mardal vorrebbe fare il culo a questa perché gli stanno anche un po' sul culo, e sostanzialmente poi il finale non è veramente un vero e proprio, la serie viene un po' castrata e un po' tagliata come un po' Ninja Senshi Tobikaze. Il finale non si sa bene quale sia, proprio per questo motivo, cioè Mardal tra virgolette viene sconfitto, ma più che sconfitto è lui che si arrende e Jordi torna sul pianeta Arst come se nulla fosse, con la popolazione sopravvissuta vogliono ripartire da zero. Al finale un po' però tutto quello che sta nel mezzo, i combattimenti, non è male. È una storia abbastanza detto quello, qui adesso vediamo il robot nella configurazione, chiamiamola, potrei anche definirla in termini macrossiani, che praticamente svolacchia un po', ma mantiene anche la sua la forma di attacco, cioè perché comunque può sparare, può essere in ogni caso aggressivo o incisivo. È chiaro che come robot è abbastanza gagliardo, da solo si frappone alle truppe di Mardal, da solo quasi li tiene in scacco. È chiaro che però, essendoci anche quella mezza spruzzata real, in realtà
questo robot qua non ce la potrebbe fare, anche se è così leggendario e così epico, in realtà, da solo non potrebbe fare. Poi dopo alcuni della fazione di Mardal tradiscono riescono a rubargli un po' di robottoni. Poi ce n'è un altro che fa parte di un altro paese, mi sembra, ed è un, con un altro robottone. Beh, per esempio, tradiscono anche la, e poi rubano un po' della vecchia tecnologia, e quindi viene data anche sostanzialmente, poi Mardal viene sconfitto. Vabbè. E lui ne è il cosiddetto leader di questa cosiddetta insurrezione. Ma andando a vedere il robot in sé, che è di dimensioni abbastanza generose, c'è anche una buona quantità di metallo, e il painting non è neanche poi così disprezzabile. È un painting scassone. È scassone. Tra l'altro, usurato. Lo straccione che io durante la perché io quando feci il preordine vidi che questo affare qua comunque poteva. Ma perché deve. Aveva delle configurazioni un po' particolari. Deve mettere. No, aveva delle configurazioni. E si poteva anche dividere in due elementi. Mm. Ma il straccione, ma si trasforma il. No. Io non me lo ricordo, io non mi ricordavo la trasformazione di questo, perché questo cartone animato l'ho visto tanto tempo fa. Tra l'altro, tanto tempo fa abbiamo visto anche la recensione della sua straccionata, che secondo me era una puntata dove c'era anche il Viperone. Questa sensazione. Di una marca che non mi ricordo, una marca assurda, sì, una marca assurda, no, così. Ma ha comprato ormai 5-6 anni fa, già da tanto. E poi Frizzero ha fatto la parte nobile, non ce n'erano di CMS. C'era CMS, aveva queste braccione pesantissime, e non era trasformabile. Questa qui è una versione un po' più generosa di dimensioni, un po' più un po' più interessante, insomma, nuova. Un po' più nuova. È chiaro che ha però una visione di per sé rivisitata rispetto al CMS, che invece è più rispettoso, è più tunaccurasi. Tra l'altro io non so se di questa serie animata poi esistono anche un lungometraggio o comunque degli OAV, perché non so. Tra l'altro mi sono imbattuto in questi giorni su YouTube vedendo che c'era una cura per l'animazione superiore a quella che io avevo visto come serie animata cosiddetta classica, quindi mi viene da dire che magari esistono anche degli OAV dove la stessa storia è più concentrata in può meno essere. Tempo sì, può essere. Che mi sembra che comunque la serie era orchestrata in 26 episodi, quindi con una discreta anche successione di episodi. Quindi, oltre ad avere la possibilità di configurarli in questa, diciamo, versione aerea, lui si poteva dividere anche in due parti, quindi la parte delle gambe e la parte superiore invece, che era una sorta di caccia. Il problema è che io ho provato a staccare le gambe, ma una gamba ci sono riuscito, l'altra no, io ho desistito. E anche poi io mi ho detto, ma lasci perdere se sai che poi è brutto in modalità divisa. Ma vedete, bisognerebbe premere questi thruster, si premono i thruster e si tira indietro la gamba in un determinato modo, dovrebbe sbloccare, dovrebbe venire via la gamba destra e la gamba sinistra, poi dopo si uniscono con un determinato sistema e praticamente crea il robot, la parte del robot che funge da carro armato, mentre invece la parte superiore diventa un caccia a tutti gli effetti e anche con una mobilità superiore rispetto alla versione tra virgolette combinata. Tra l'altro la parte superiore rimane in utilizzo di Jordi, mentre invece la parte inferiore viene data a quel ladro un po' funambolico, un po' simpatico e un po' sfigato allo stesso tempo, che ci prova a tutti i modi con il Mocha e poi alla fine dell'opera riesce anche a combinare con lei. Detto questo, io magari gli darei una pesata in modalità Gearwall, che poi dopo lo andrei a trasformare. Tra l'altro anche il bilanciamento dei pesi non è proprio riuscitissimo, perché se lo si tocca appena o lo si sbilancia, vedete che si incula sul retroterreno. Vada! Allora, vediamo se è
pensavo qualcosa in più, soltanto 572 grammi, avrei detto dal touch che mi dava al tocco di essere un po' più un po' più bondante, cose che invece vedete che poi dopo si incula come un nadaro. Poi dopo vabbè, di per sé la trasformazione non è neanche poi così difficile o così complessa. Vuole fare al volo? Ma se ci riesco, sì. Qui fondamentalmente bisogna premere sempre e vedete che la gamba rientra, bisogna far salire la parte superiore del ginocchio, si porta in avanti il copripiede, questo lo si fa girare e fondamentalmente abbiamo ottenuto la conformazione della gamba. Ecco, qua poi bisogna giustamente bloccare l'arto superiore, così non può più scappare da nessuna parte, e far scendere il ginocchio, che diventa poi più stabile. Si fa lo stesso discorso sull'altra gamba, quindi si va un po' a chiudere il discorso anche della paratia che nasconde anche il thruster, si mette un po' a posto il ginocchio, nei limiti del possibile il ginocchio, lo si fa rientrare nella sua sede, si fa salire il ginocchio, si fa basculare la parte superiore del piede, ecco qua. Laghetta. Ok. Come si chiama? Laghetta. Laghetta. E vedete che fondamentalmente la parte è praticamente fatto robot. Si tirano avanti i gomiti. Praticamente il robot era fatto su se stesso. Sì, esatto. Sì. Si fanno poi discendere le alette qua. Si mette a posto quelle due parti di gonnella, esatto, diciamo, che vanno ad collimare sul bacino, si fa discendere questo becco da falco. Tic. E quindi vedete che la testa la si fa girare ed ecco qui che abbiamo ottenuto il nostro Galliant, che tutto sommato come design secondo me è piacevole. Beh, un bel robotto, dai. Sì, no, il design è bello. Un bel robot. La testa soprattutto io la trovo la particolare, sì. E trovo anche la cosa più bella, la testa di questo. Poi è chiaro che adesso vuole dotato di armi e di alcuni accessori per renderlo, tra virgolette, un po' più ficcante. Probabilmente non ho fatto centrato completamente il discorso qua dei piedi, che devono rientrare qualcosina in più per renderli un po' più come dire anche piacevoli alla vista. Adesso qui poi dopo ha preso un po' di bisogna far rientrare tutta la configurazione delle gambe, perché quando poi dopo si va tra virgolette a cercare la modalità aerea ti va un po' a scombussolare la configurazione delle gambe, per ritrovare l'equilibrio giusto non è facile. Se poi dopo vogliamo, ad esempio, magari vi faccio vedere che intanto è possibile anche posizionare questo cannone e per poter anche schiaffonare. Poi volevo farvi vedere, dovrebbe essere comunque dotato di un bello scudo, esatto, e anche di una spada. Vi volevo far vedere intanto la scatola, che secondo me è stata particolarmente curata dalla Freezero Panzer World. Beh, molto fantasy, eh? Esatto. Robodor Galliant, e il designer è questo Kelvin Saure Design. Esatto, e lui ha curato il design di questo, che comunque non si allontana dall'originale, no, cioè ha un po', sì, lo si cambia un po', che lo si rivisita, ma si rimane il robot, è quello, si cerca di rimanere fedeli comunque alla sua vera essenza. Qui vedete che poi dopo, come vi dicevo, qui abbiamo un robottone dotato di vari accessori in modalità attacco. Poi vedete che qui c'è le gambe che diventano una sorta di carro armato. Qui vediamo l'astronavina divisa dalla parte inferiore, e qui invece ne abbiamo nella versione
che viene chiamato Big Falcon. Big Falcon. Questo Panzer Falcon, esatto. E Strike Vehicle. Esatto, qui abbiamo anche i nomi. Abbiamo il logo Freezero ben in evidenza. Questo catarin frangente molto figo. Poi volevo farvi vedere un dettaglio che a me è piaciuto. Ma si parla solo di cazzate, non la... Allora, vedete che è un robot della Sunrise e quindi sotto hanno messo. E poi qui vedete anche il loghino Freezero, che è una piccola kick che io ho apprezzato come l'abbiano messo anche ben visibile, sebbene sia anche. Sia nascosto. E piccolo. E nonostante ciò fa il fatto. Non mi dispiacciono neanche la conformazione che hanno le mani, che sono una delle parti più dolenti secondo me della Freezero, che dove mettono meno cura. Gli snodi sono un po' antichi, si può definire, non sorprende, un po', cioè le sembra un modello un po' antiquato, vede un po' questo snodo rotondo comunque in metallo, però che strizza l'occhio secondo me anche ad altri tempi, poi con questo ball joint in plastica che non è il massimo. Però quello che posso dire io è che questo robot qua non ho percepito, come ho percepito magari in altra occasione della Freezero, di un robot tra virgolette economico. Ah, ok. Non ho... Cioè quella roba cheap che delle volte lei... mi dà anche fastidio. Su cui rompe, esatto. Su cui rompe. Non ho avvertito, cioè nel senso che voi lo provate un attimo anche ad prendere in mano. Ma io un po' l'ho palpato e pensavo anch'io fosse un po' più pesante. No, io penso, cioè a me dava l'impressione di essere pesante, ma pensavo che il numero che compariva di peso fosse superiore almeno di 100-150 grammi. Ah. Invece quando ho visto soltanto 570, palpi. Cioè nel senso, quando ho visto comunque, vi faccio un esempio nel passato recente di Freezero, e quindi nel passato recente di Freezero abbiamo il Dankuga e lo Shingetter. Fra le tre uscite, forse questa è quella che mi ha soddisfatto di più. Vuoi anche perché di Dankuga forse non ce n'era bisogno, di Shingetter tantomeno, ecco, di Galliant forse anche con la possibilità di poterlo trasformare eccetera, ne sentivo forse un filo più di bisogno nella robot che manca, esattamente. È chiaro che adesso noi non abbiamo ottenuto, e secondo me si sposa anche per una ottima posabilità. Però ora, prima di procedere, io ve lo vorrei far vedere bardato di tutto punto. Quindi ci fermiamo un secondino e lo configuriamo, lo bardiamo, lo configuriamo in un modo più degno. Eccolo! Eccolo qua in configurazione di attacco, speriamo che attacchi poi sti mostri che arrivano, che do bali, che ci fanno compagnia nel periodo estivo. Sì, dovevo mettere ci ricorda che mettevamo gli zampironi. Ma non so se li tiene fermi, tiene più fermi i sensossi. Sensossi. Ma, infatti io sono stato anche boccato, guardi qua. Che boccata! Ah. E comunque, eccolo qua in configurazione di cavaliere templare con il suo scudone, con bello, suo scudone, bello, bello, sì. E il suo spadone. E altre cose che possiamo avere in dotazione in questo gigione, vediamo che abbiamo in dotazione cos'altro. Abbiamo questo, che ve la voglio far vedere perché fondamentalmente qui quando si divideva in due elementi, quindi com'è che si chiamava? Panzer, Strike, le gambe, qualcosa, vehicle, può essere. Fondamentalmente non c'era una vera e propria cabina di pilotaggio interna, ma si comandava a vista. Sì. Quindi praticamente qui sulla gamba vedete che è possibile estrarre questa copertura e applicarsi questa. Quindi veniva fuori il come dire il sedile, e uno si adagiava sul sedile e guidava a vista.
E sparava. E sparava. Come e quanto sia comodo non lo so, perché mettendoti su questa posizione, il lato probabilmente nel quale tu sei, quello sinistro, lo vedi bene, ma quello che succede sul lato destro, secondo me, essendo messo in questa posizione, non lo vedi mica tanto bene. Ma, però vabbè, deve essere certo che al primo colpo c'entri. Ma sì, ma anche se fai delle curve o o delle manovre un po' particolari, secondo me è facile che o c'hai le telecamere che ti fanno vedere bene come nelle macchine moderne, perché se sì, peraltro sommergibile lì non me la conta mica giusta. Comunque abbiamo poi in dotazione questo mega cannonone, sì, che è quello per la versione carro armato. No, no, vabbè, anche per il robot, anche per il robottone. Assolutamente per il robottone, anche perché se lei si ricorda, vedo che fa un po' che fatica. Ecco, sì. Ecco, quando trovavano il Galliant, era dotato di spada e di scudo e non aveva tante altre armi e veniva anche un po' schiaffonato. Ah. Quindi tornava alla base con il Mucha, eccetera, lo praticamente gli chiedeva: ascolta, qui abbiamo bisogno di più potenza, e quindi il computer lo studia e lo modifica dandogli un maggiore impatto di attacco. Quindi lo dota di questo mega cannonone che, come si ripresenta ai propri avversari, ne stende una decina in, in 3 secondi. E poi abbiamo la spada che può avere slongabile, ha una doppia configurazione, quindi da spada può diventare anche spada frusta. Sì. Ah, quindi praticamente vedete che c'è questo cavo d'acciaio che tiene insieme tutte le scaglie della spada, e poi adesso io stavo guardando se è, però io non mi tento di, però dovrebbe essere Che sia, come si dice, anche se possa muovere, che sia, come dire, posizionabile, snodato. Secondo me sì, perché da come vedevo anche che ti dava la possibilità, però non mi tento di farlo. Vede che qua allora ti fa vedere che è possibile, come dire, anche frusta, magari ti dice attenzione però a quando lo pieghi, che sei un po' un non fare il gognino, via. Be careful. E tra l'altro è possibile fondamentalmente fargli assumere la possibilità di configurarlo nella modalità dentro al pugnetto, e poi vedete che può trovare un alloggiamento all'interno del, del polso, per magari, non lo so, adesso aspetti e vediamo se è, se vedete che là vi è una feritoia dove può essere, sì, poi un po' male, però comunque sì, c'è una feritoia dove, dove si può conficcare questo, la punta della spada. Vuoi a creare una sorta di filo, fondamentalmente, sì, 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 un filo tagliente nella, quindi diciamo che questa spada ha una doppia, ha un doppio utilizzo, ecco, nella, nella sua nelle sue funzioni. Tra l'altro adesso stavo guardando che secondo me aiuta, aiuta, perché fanno dei blister così, ecco, qui si può posizionare il come si può dire, il manico, forse sono dalla parte sbagliata, sì, e quindi praticamente può essere impugnato con l'apposita mano e dotato di questo questo tubo, sì, che porta energia al cannone per funzionare, perché se no prende praticamente energia dallo stesso robot per mollare dei colpi molto gagliardi, ecco. Però secondo me questa è la configurazione nella quale merita di essere esposto questo, questo bel robot, posso dire. È molto bello il viso, il viso è molto bello. Sì, la testa è fica, è molto bella. Cioè io sono comunque soddisfatto, cioè ero titubante. Sì, oltre ad aver dovuto aspettare diverso tempo. Prima che è stata, secondo me, l'attesa che le ha fatto perdere un po' l'hype per questo robot. Sì, poi averlo fra le mani gliel'ha fatto ritornare.
Sì, il palpeggiamento, volevo farvi vedere un altro particolare di questo robot, che oltre a esserci le istruzioni, così come altre carte, c'è l'attestato di demenza. Ah! Cioè tu qui adesso tu... Ci ha fatto caso Straccione? Che tutte le volte che le prende lui c'ha sempre l'attestato di demenza, mentre a me o a lei non capita. Ma sa che invece mi è capitato? Ah sì? Sì, mi è capitato, perché ultimamente ho preso un robot Sentinel. Dove c'è anche lì l'attestato di... Sì, c'era. Lo so che... mi dispiace per lei che non c'era. E qui vedete che... Per aprirle probabilmente... Warranty! Secondo me ce l'hai... E qui tu mettete le vostre generalità e vi schedano. Praticamente, cioè, secondo me, se poi non lo fate rimanete anonimi. Beh, rimanete anonimi, però qui insomma ti danno anche la possibilità di identificarti per quello che sei. E cosa vogliamo fare? Vogliamo Lo girelliamo e lo pageliamo, tanto ormai abbiamo... Allora, forse non abbiamo proprio fatto vedere fino in fondo gli snodi. Allora, tanto sono belli duri e vedete che comunque in 90 gradi lo riesce a fare. Poi è possibile anche avere un'escursione sulla parte superiore delle cosce, quindi anche qui il movimento è abbastanza, come dire, onesto. Poi sulle non c'è lo scatto, però c'è la... sì, però c'è bello duro, sì, tiene, cioè finché magari non lo si palpeggia troppo e mantiene la sua solidità, il movimento della spalla è comunque abbastanza stagno. Stessa cosa dicasi per il gomito, che vedete che è abbastanza robusto, non cede minimamente a nessuna sollecitazione, vedete che sto anche sollecitando in maniera abbastanza energica, ma non cede minimamente. È possibile fare anche questo movimento della spalla, quindi vedete che la posabilità è anche discreta. E poi la testa naturalmente può assumere un 360 gradi senza nessuna difficoltà. E sì, vi è poi uno snodo anche per quel che riguarda il bacino. Sì, vabbè, sì, sono un robot che ha la sua posabilità, onesta. Diciamo. Io direi che è abbastanza onesta, per un robot che comunque dà un'idea di un cavaliere templare, quindi di un qualcosa anche di abbastanza massiccio e teutonico. E beh, c'ha anche due bei polpaccioni qua. Sì. Sono un po' sazzaboni, quei polpaccioni. È un Gundam. E assomiglia un po', adesso che mi viene in mente, alla Yakushiki. Ha un po'... No, perché è molto più snello lo Yakushiki. È più snello, sì, però... Oltre a quel colore dorato, la serie comunque è del 1984, quindi non nuovissima, ma neanche vecchissima, faceva parte già di quel periodo che il robot stava già anche passando di moda. Sì. Anche se c'era ancora tanto da dire, ci sarebbe forse ancora tanto da dire, ma non lo dicono. No. No, i robot non vanno più di moda, e fanno solo cartoni animati con della gente che fa le magie, che fa dei numeri da cine. Vabbè. Allora, impatto estetico, io gli do un 8, materiali 7,5, verniciatura 8,5, usabilità 6,5, accessori, manca il display stand, manca. Qualcosina. Accessori 6,5, trasformazione easy, però sfamia, perché però la trasformazione è stata fatta, lo sganciamento nelle due. Io non mi sono tentato, come non mi sono tentato di dare un senso di movimento anche a questa spada frusta, e probabilmente la smanettata, perché una gamba l'ho staccata abbastanza agevolmente, l'altra dopo averci smadonnato per un po' ho lasciato perdere. Sì, comunque trasformazione un po'
confezione, la cosa molto bella. Io gli do un 10. Mi sento di dargli. No, ma è molto bella. Prima non abbiamo visto il fatto che si apre, esatto, il libro. Esattamente. Adesso purtroppo non c'è più nulla dentro. Non c'è più nulla, quindi dentro. Perdete un po' della magia che vi può, sì, dare. Quando però vedete che qui voi vedete la forma dello scudo. Esatto. Sì, bravo, sì, bravo. E però allora il cartone qua è anche abbastanza spesso, il però sì, c'è un po' di grammatura anche nell'altra parte. E a concept drawing, non so che cazzo voglia dire, drawing vuol dire disegno, disegno. Beh, comunque confezione 10, incazzatura ma forse che non si staccava la gamba, dai, un 5. Ogività 7. Oh, ogiva. Rapporto qualità prezzo. Siamo sui 200 euro. Anche abbondante. Siamo in media. Siamo in media, ma una media alta, purtroppo. Cioè, la media, la media va su, sì, la media va su come al solito, sì. E vabbè, in modalità 2023, vabbè, la media, gli do un 6. Giudizio finale, un pochettino mi sono ricreduto su Frizzero, un pochettino, chiaro che per me siamo come casa sotto Bandai, sotto Post Blast, sotto CCS, sotto a Sentinel e comunque fa sotto Good Smile? No, sotto Good Smile per quanto riguarda i pezzi importanti. Sì, no, secondo me Good Smile probabilmente che mi fa dei soggetti talmente accattivanti che a me acchiappano che mi sa molto simpatica, però la vedo forse attualmente come la casa più scarsa, la Good Smile, che chissà che magari ci sia un prodotto che ci farà un po' ricredere, non so, chissà, chissà. Lo vedremo, forse, lo vedremo quel forse, prodotto forse sì, forse no, ma chi lo sa. No, al di là di questo, che questo robottone qua io non lo conficco all'interno dei robottoni dell'anno. Quando faremo poi i robot, un robot che riguarderà poi il robottone dell'anno, eccetera, bolle in pentola un po' di cosucce. Quindi vi spiegherò perché verrà cambiato un po' il format di potere robotico nella puntatona del robottone dell'anno e si cercherà di dare più importanza proprio al robottone dell'anno, che è la cosa più importante. Tra l'altro io cambierò anche alcune cose all'interno della mia collezione, nel senso che cercherò i robottoni, quelli che io considero robottoni dell'anno, di tenerli esposti a casa e di visionarli da qui fino alla fine dell'anno, quindi per avere un punto di vista il più oggettivo possibile e soprattutto confrontandoli l'uno con l'altro, vedendo le peculiarità. Secondo me lei lo fa solamente per tribulare meno alla fine dell'anno. No, è per dare un parere più esaustivo e oggettivo della del dare un parere da parte di potere robotico che sia il più realistico possibile e soprattutto il più vero possibile. Vabbè, giudizio finale. Io comunque questo vabbè qui è un po', no, nel senso che vabbè. Non tribuli troppo, si sa già che lo Sazabi vince, cioè lasci perdere, sto lì, li tengo vicine, vice Sazabi. Vabbè, allora no, vabbè, non funziona così, meno male, meno male. C'era Sazabi, ma non funziona, ma non in quella maniera. Ma voi siete bravi, voi siete di scarse vedute, ecco, certo. Comunque posso dare giudizio finale? Sì, dia 8. Dica 8, ha detto 8. Dica. Va bene, ci vediamo. Vedete, alla prossima. Lo scudo può avere anche la fuoriuscita dove poi usciva il cannonone che non vi ho fatto vedere. Quando è modalità Panzer. Quindi
iscrivetevi, maledetti, e mettete like, maledetti, e dai, ciao ciao.